Pensi che sul caso di Scrimbia, la storia di un crimine, e su Scrimbia ha indagato il nostro procuratore, e non solo, e abbiamo anche l'utilità, l'opportunità e il privilegio di avere il dottor Fabrizio Sudano, che è sovrintendente del Ministero del Bene Culturale. E il dottor Sudano ha fatto da correlatore, e gli cederei la parola per esporre il lavoro che ha fatto il candidato e poi procediamo. Prego, un po' di pazienza perché noi litighiamo sempre con la tecnologia. Grazie, direttore. Per presentare la tesi del candidato ci vorrebbe tanto tempo, ovviamente non c'è, quindi cercherò di stringere in qualche modo la discussione, quando poi ovviamente farò la più parola al candidato stesso. La parola d'ordine, secondo me, del problema di Scrivia e della tesi in particolare è proprio dimenticanza. Questo sito di Scrivia è stato più volte dimenticato dal punto di vista scientifico e dal punto di vista, diciamo, sociale, in qualche modo politico e anche economico. Dimenticato perché il sito scavato per caso, scoperto qui per caso, proprio quando passi dal Pozzo degli Arci, di qualche centinaia di metri, durante le lavorazioni edilizie, tra gli anni 70 e 80, è stato dimenticato perché è uno dei siti, forse il sito più importante, sito sacro più importante dell'intera Magna Grecia. Su questo sono concordi tutti gli studiosi. Purtroppo la dimenticanza a cui faccio riferimento è una dimenticanza scientifica, prettamente scientifica, perché il sito purtroppo non ha avuto una edizione, una pubblicazione integrale dei materiali che ancora giacciono nei depositi del Museo di Vico, giacciono nei depositi del numero tutela dopo i vari sequestri di cui ovviamente ci parlerà il candidato. E questa dimenticanza scientifica in qualche modo prima o poi va colmata con uno studio integrale del contesto, di tutti i materiali che sono depositati e va fatto, secondo me, in tempi brevi, non si può più aspettare. La tesi del candidato Lagamba mette in luce anche questo aspetto archeologico che non è per niente secondario, oltre ovviamente all'aspetto invece criminologico. In un momento in cui questo momento soprattutto storico si sta ponendo particolare attenzione ai crimini contro il patrimonio culturale, quindi la criminologia che associa o si, diciamo, si associa e si accoppia all'archeologia e ritorna, diciamo, a rivestire un ruolo che nel passato, negli anni 20, da Agatha Christie in poi, la criminologia e l'archeologia hanno sempre camminato a braccetto, per un discorso forse legato ai misteri che ci sono sia nei crimini ma anche per l'archeologia, perché l'archeologia è una scienza che non è una scienza esatta, è una scienza che va interpretata. Lo scavo è uno scavo che non si sa mai cosa troviamo sotto il terreno, non si sa mai cosa può darci quando si cava una tomba, quindi è ovvio che queste due discipline sono andate sempre d'accordo. Nella tesi questi aspetti vanno tutti quanti, sono tutti quanti presi in considerazione. Il candidato ha dimostrato anche la conoscenza della bibliografia scientifica specifica di questo settore, che diciamo gli può fare solamente onore, e devo dare il merito al candidato di aver ripreso questo problema perché appunto è stato anche dimenticato diciamo, dalle istituzioni. Perché un sito come questo, non avendo, diciamo, è stato dimenticato dal punto di vista scientifico dopo il primo scavo degli anni 80, ha permesso poi i crimini che il candidato ha potuto, diciamo, in qualche modo ha potuto analizzare uno per uno. Per ben 2 volte i criminali hanno potuto rifare lo stesso delitto. E questo è ovvio che una parte di causa va cercata nella società in generale, nelle istituzioni, perché non si è dato il giusto peso a un sito, ripeto, che